Volevo sapere, l'uomo prima di essere posto in Gan Eden, e in alcune conferenze parla dell'uomo che era stato creato con una luce, che era stato fatto con una luce a freddo. Ah, ok. Beh, si riferisce a ciò che dice il rabbino Arye Ben Nun nelle sue lezioni. Nella lezione decima, lui dice che la vita, prima di essere nel nostro pianeta, era in un sistema solare a luce fredda, dove il sole, diciamo la stella che lo illuminava, là si poteva guardare perché era bianca. Dopo lui dice letteralmente: la vita è stata impacchettata come una conserva e portata qui nel nostro sistema solare. Ora, se noi pensiamo che una nana bianca è una stella che sta per morire, quello era un sistema stellare, solare, che stava per morire. E quindi qualcuno, se è vero ciò che dice Arye Ben Nun, che tra l'altro è uno considerato uno dei 33 cabalisti più importanti contemporanei, la vita di là è stata presa e portata qui. La prima luce che Dio ci diede non è accecante. La gente la può guardare direttamente alla fonte, come se fosse il sole, e non si accecano. È una luce fredda. Quando Dio ha creato questo mondo, dopo 310 mondi che ha creato nei suoi cieli, nei settimi cieli, quando ha creato questo mondo, ha creato anche degli animali, che li conosciamo come dinosauri, eccetera, eccetera, in questo mondo con questa luce fredda da lui. Dopo Dio ha imballato la terra come se fosse una conserva, l'ha trasportata su questa galassia intorno al sole. Il sole invece, Yehior, va Yehior, sia luce, e luce fu, è la seconda luce che è calore. Calore, gli animali, tutti quegli animali che erano sopra da lui con la prima luce fredda, che non erano così sviluppati, ma per fare bimbi mettevano le uova, col calore del sole sono asciugati, sono spariti. È semplice. Ma questa luce bella, fredda e forte, molta gente l'ha vista, che dice: io stavo per morire, sono entrato in un tunnel, arrivato alla fine del tunnel c'era una luce fortissima che l'ho guardata direttamente e non mi bruciava gli occhi.